L'agevolazione è accordata in favore dei soggetti residenti nei comuni delle regioni Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, colpiti dagli eventi, inseriti nell'apposito elenco allegato al decreto ministeriale. Considerata la persistente situazione di assoluta criticità delle zone alluvionate, una volta avviate le attività emergenziali, l'eventuale proroga della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari potrà essere oggetto di valutazione, considerati i vincoli derivanti dal rispetto dei saldi di finanza pubblica. Secondo gli uffici dell'amministrazione finanziaria, la stima dell'ammontare relativo alla sospensione dei versamenti tributari di cui al citato decreto per il solo periodo 10 ottobre-20 dicembre 2014 è di circa 3 miliardi di euro. La richiesta di totale cancellazione delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sarebbe suscettibile di determinare non solo effetti sui saldi di finanza pubblica, ma anche una potenziale situazione di disparità di trattamento con riferimento ad analoghe situazioni verificatesi in passato. Infine, è opportuno sottolineare che l'adozione di misure agevolative a favore di soggetti che svolgono attività economiche è soggetta alla normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, al cui rispetto deve essere improntata.